Pallacanestro, risultati del turno di andata delle semifinali per lo scudetto. A Milano Gabetti Cantù, Billy Milano 100-95. Sinudine Bologna, Emerson Varese 94-75. Alla Lido di Milano siamo nell'ultimo minuto di gioco, la Gabetti in maglia gialla a 5 punti di vantaggio, cerca di far trascorrere il tempo, controlla il pallone, Gergatti ruba la palla ad Antoni in contropiede, va a concludere di sinistro, 95-98, la Gabetti ha avuto anche 13 lunghette di vantaggio, all'inizio era stato il Billy a vantarne 11, D'Antoni ha già segnato fino a questo punto 16 punti al suo attivo, vedete il Palalido stracolmo, 27 milioni di incasso, altra fiammata di basket qui a Milano, i botteghini non sono stati neanche aperti, arbitrano Cagnazzo e Bianchi di Roma, in lunetta D'Antoni, 95-98, ho sbagliato il tiro libero, ecco ancora D'Antoni per Silvester, la rimessa laterale è per il Billy che gioca le sue ultime cartucce, a cercato e c'è riuscito di ridurre il distacco che aveva lamentato a metà ripresa, adesso siamo 98-95, la rimessa viene effettuata da D'Antoni, 16 punti per lui, miglior realizzatore è Kupek per il Billy con 25, Silvester con 23, riceve il pallone proprio Silvester, sono fuori per falli i protagonisti del vantaggio della Gabetti, ha commesso fallo urtando D'Antoni. Flowers è stato il miglior realizzatore con 33 punti, 17 ne ha segnati Riva, ecco Innocentin, la Gabetti supera metà campo con Gergatti, raddoppiano i difensori del Billy, cercano di conquistare il pallone, ancora Innocentin, vantaggio Gabetti, Riva, a centrocampo Riva, su di lui e Boselli, lo marca da vicino, gli devia il pallone, non controlla Boselli, palla trattenuta, si riprende con palla trattenuta, ecco che saltano Riva e Boselli, chi controllerà questo pallone avrà probabilmente vinto la partita, salta Riva con il numero 12, prende il pallone, lo devia su Bariviera, 100-95, qui virtualmente termina l'incontro, vedete i gialli della Gabetti che subito sono in difesa, Silvester cerca di incunearsi, il tiro non è preciso, 23 punti per lui, fallo di Riva, esce anche Riva, 17 punti al suo attivo, molto bravo, dopo Flowers il migliore dei suoi colori, la Gabetti ha già perduto per falli anche Smith e Martorati, ma ormai siamo a 6 secondi dal termine, 100-95, si riprende adesso per le ultimissime battute, non c'è più speranza per il Billy, la Gabetti sostanzialmente ha vinto a Milano col punteggio di 100-95. Palazzo dello Sport di Bologna, ultimi due minuti del primo tempo di Sinudine Emerson, mentre siamo sul punteggio di 47-46 in favore della Sinudine in maglia bianca, palla in possesso di Valenti, passata la palla in questo istante a Ćosić, tre avversari di fronte a lui, ecco che si alza per il tiro e va a canestro Ćosić, quindi siamo 49-46 in favore della Sinudine. In possesso di palla adesso la Emerson con l'anziano play Ossola, di fronte a lui Valenti, superata la metà campo con Meneghin, però stoppato questo pallone da Bertolotti, scatto verso il canestro, si alza in mezzo gancio, non riesce a centrare il bersaglio ma spinge con uno schiaffetto la palla a Ćosić, quindi siamo 51-46 in favore della Sinudine. Stenta a prendere quota in questa fase la Emerson, tentato questo pallone, un tiro difficile, riuscito però messo a canestro Gualco, quindi andiamo sul punteggio di 51-48, mentre Valenti, il play in questa fase della Sinudine, richiama i suoi ad uno schema, ancora Ćosić gioca con più calma in quest'ultimo minuto, va al tiro e segna ancora Bertolotti, 53-48, si riprova Ossola, supera in questo istante la metà campo, sempre di fronte a lui Valenti, Meneghin cercato l'appoggio di Sil, però non riesce a mettere a canestro il giocatore della Emerson, in avanti ancora Valenti, ritorna indietro Valenti, ci prova Villalta, tentato questo tiro, mancata però la conclusione, possesso di palla Meneghin, leggera difficoltà Ossola, il pallone che sta per uscire, in questo istante però mentre Bertolotti alza le braccia, gli arbitri decretano la fine del primo tempo che si conclude sul punteggio di 53-48 in favore della Sinudine.
e l'urlo assordante dei tifosi locali a sostenere e ad auspicare che la Sinudine riesca nuovamente a conquistare il titolo italiano. Tabellone per il finale del primo tempo, 53-48 in favore della Sinudine contro la Emerson.